Allora Sara, finalmente ritorni in campo, insomma fino a questo momento un'annata un po' travagliata tra infortuni, squalifiche, adesso è arrivato il momento del rush finale, il Calanzaro conta su di te, insomma tu immagino che sia pronto a dare tutto, insomma, no? Sì, diciamo che è stato un anno, come diceva lei, un po' travagliato. Dopo 3 mesi per l'infortunio, ho preso 2 giornate a mio conto non veritiere, perché non avevo uno scontro di gioco normale. Però vabbè, è passata, adesso sono contento di essere tornato disponibile per questa partita. Senti, adesso insomma, la situazione è un po' migliorata grazie a questa vittoria contro l'Akers, però naturalmente sono 12 finali, c'è da spremere tutto il possibile per cercare di portare a casa questa salvezza, no? Ma sì, la vittoria con l'Akagas è archiviata perché dal giorno dopo abbiamo subito pensato al Taranto di sabato. Sono 12 finali, dobbiamo ragionare 90 minuti per 90 minuti, 95 anzi, e tirare le somme alla fine di ogni partita. E alla fine dell'anno vediamo cosa abbiamo fatto. Adesso arriva una partita tosta, no? Insomma, questa trasferta di Taranto probabilmente potrebbe voler dire molto, no? Insomma, un eventuale risultato positivo in mezzo a una vittoria potrebbe veramente togliere dai guai il Catanzaro. Ma sì, adesso andiamo a Taranto, loro sono una squadra in salute, in uno stadio importante, con una tifoseria altrettanto, quindi sarà una bella partita, noi andiamo lì sicuramente per fare la partita, poi come ripeto sempre, battagliamo su tutti i campi, alla fine i risultati si tirano alla fine. Senti, dicevo prima, insomma, un po' per motivi contingenti, appunto l'infortunio, la squalifica, un po' perché magari forse anche, insomma, non sei riuscito comunque a dare tu, o comunque a, insomma, a far vedere forse il vero Sarau quest'anno, insomma, adesso ti toccano queste ultime 12 partite, dovrai far vedere, insomma, Ma di... sì, io ne sono consapevole che posso dare sicuramente di più e ancora il mio massimo non l'ho fatto vedere, non l'ho dimostrato, vuoi per un po' di continuità che è venuta a mancare a causa di infortuni, ripeto, squalifiche, però mi sono sempre allenato al massimo, quindi credo che le soddisfazioni personali me le tolgo anch'io prima o poi. Tra l'altro è fondamentale che ciò accada perché insomma se c'è un problema il Catanzaro è proprio davanti, no? Insomma, un Catanzaro che purtroppo segna poco e questo un po' ha condizionato tutta la stagione. Ma avevo già parlato di questo, nel senso che secondo me quando l'attacco segna poco, la difesa fa male, il centrocampo fa male, è più una cosa di squadra perché in campo si va in 11 e non c'è mai la colpa di un solo reparto. Quando si fa fatica a far gol, magari è tutta la, diciamo, come posso dire, la gestione di tutta la squadra che magari creiamo poco e quindi gli attaccanti a loro volta fanno fatica, come la difesa se viene sempre attaccata perché gli attaccanti non difendono è sempre in difficoltà. È una cosa generica questa, non è un problema di reparto secondo me. Senti, la vittoria sull'Akragas può avere rotto l'incantesimo, cioè quello dei finali di gara in cui il Catanzaro subiva o aveva difficoltà, può aprire dei nuovi scenari anche psicologicamente? Ma di certo io da fuori sembrava una di quelle partite che alla fine non crei, però non vincevi mai, non sembrava stregata perché abbiamo fatto 45 minuti di assedio praticamente spalla solo a noi, quindi sembrava una di quelle partite che non riuscivi mai a portare a casa i 3 punti alla fine, però siamo stati bravi, soprattutto a credere nell'episodio, nel finale. Che difficoltà in maniera particolare ti aspetti dalla partita di Taranto? Beh, L'ambiente, di la carica di sicuro. una squadra che ha cambiato anche lei, allenatore, viene da 2 risultati consecutivi. Di sicuro è una squadra che ha cambiato allenatore, quindi avrà, diciamo, una verve in più. Poi è una piazza importante, una squadra che si deve salvare e quindi adesso questo rush finale di 12 partite, tutte le squadre, soprattutto che si devono salvare, giocano alla morte.
Quindi è una partita molto difficile che noi dovremmo affrontare al massimo. Senti, hai cambiato diversi partner quest'anno, no? Insomma, c'è stato una sorta di via vai anche per quanto riguarda lo spogliatoio. Adesso con Gomez, insomma, probabilmente, naturalmente le scelte del mister ancora non le conosciamo, ma insomma, probabilmente ti toccherà giocare con Gomez. Come credi, insomma, di poterti trovare con uno come lui, con uno dalle caratteristiche come quelle del... Ma guarda, adesso non so il mister che scelte farà. Con Guido abbiamo già giocato insieme a Pagani e ci siamo trovati, personalmente mi trovo molto bene, ma non solo con lui, con tutti gli altri. Noi dobbiamo, sembra una frase già fatta, però ognuno deve allenarsi al massimo e sia che gioca, sia che non gioca, avere l'atteggiamento positivo che deve arrivare al risultato finale che è salvare il Catanzaro. Soprattutto farlo per la gente e per noi giocatori, perché a livello personale credo sia un risultato che dobbiamo volere a tutti i costi. E magari anche per la tua famiglia, no? Beh, quello, quando parlo di me parlo della mia famiglia, per forza. Se non salutare il Catanzaro, poi ti togli il saluto. No, ma è... non può essere. Grazie.